Mi auguro che possa restare, ha detto su Sarri il presidente del Napoli De Laurentiis. C'è un contratto che lo lega a noi, ma c'è anche una clausola rescissoria. Se qualcuno affrontasse questo problema legalmente sarebbe ineccepibile e dovremmo farci da parte. Sabato il Milan, reduce da 5 vittorie consecutive in campionato, proverà a continuare la sua corsa e a fermare la Juve capolista. Il Napoli, che insegue a 2 punti, cercherà di sfruttare il turno col Sassuolo. Avventura praticamente finita per Capello alla guida del Jiangsu in Cina. Dopo una sofferta salvezza in questa stagione, la partenza non è stata brillante. 3 punti in 3 gare, ma senza poter utilizzare gli indisponibili Boaci e Ramirez. I suoi rappresentanti sono al lavoro per la risoluzione del contratto. Riprende anche la lotta accesissima per la salvezza. 7 squadre, dal Verona penultimo fino al Genoa 13esimo, sono impegnate nella corsa per restare in A. Nel prossimo turno spicca Genoa-Spal. Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Vado subito a salutare Raimondo De Magistris. Ciao Lorenzo, buonasera. Un saluto anche ad Ivan Cardia. Buonasera, buonasera. Ti piace il pullover sotto la giacca? Ah sì, finché stanno arrivando i primi caldi, quindi tra un po' l'abbandoniamo, però regge ancora un po'. E iniziamo subito a parlare del Napoli, in particolare delle parole di De Laurentiis, il presidente partenopeo, su Sarri, sul futuro del tecnico. Queste parole che sono state pronunciate da De Laurentiis a margine dell'assemblea dell'ECA e che sono state raccolte da RMC Sport. Ascoltiamole. Ah, ma voi volete ciurlare nel manico? Mi piace molto. Ma questi sono fatti nostri, privati, e quindi nei fatti privati i media non ci devono entrare. Io capisco che i media devono essere... Come no? Noi convergiamo su tutto. Lei lo sa che molto spesso convergere su tutto non significa poi trovare i giusti modi e i giusti mezzi. Veda, di solito o si è giovani o non si è giovani. Se si è giovani si rischia su tutto, se non si è giovani non si rischia su niente. Allora bisogna riuscire a capire quanto i nostri compagni di viaggio amino il rischio quanto lo amo io. No, Sarri è uno che ha rischiato in tutta la sua vita, tant'è che con grande onestà intellettuale e professionale, attraverso una grande gavetta, è riuscito a diventare quello che è diventato. Lei lo sa meglio di me che molti giocano a calcio fino all'età di 35, 36, 37 anni e poi diventano dei allenatori. Sarri ha avuto un incidente da giovane, quindi non ha potuto giocare a calcio, ma ha studiato a tavolino, mettendo la teoria vicino alla pratica e la pratica vicino alla teoria, e alla fine è diventato quasi geniale in tutto ciò, no? Però è da poco che lui milita nella Serie A. E quindi sicuramente il Napoli lo ha in qualche modo stimolato a mettersi in gioco ancora di più. E io mi auguro che lo si possa fare ancora insieme tutto ciò. Spero voglia rischiare ancora, dice Sarri, dice De Laurentiis su Sarri, un De Laurentiis che sembra abbastanza sereno sulla questione. Certo è che di mezzo c'è una questione economica, c'è una questione anche legata ai programmi, un ingaggio che deve essere ritoccato notevolmente. Sì, pensavamo in un primo momento, Lorenzo, che questa pausa potesse essere quella decisiva per sancire in un senso o nell'altro il futuro di Sarri. Così non è stato, perché il discorso è stato rinviato per volontà di Maurizio Sarri al termine della stagione. Quindi ci sono stati dei contatti in questa pausa per le nazionali, ma di fatto Sarri e De Laurentiis non hanno trovato un accordo né in un senso né nell'altro. È stata quindi una pausa interlocutoria, perché non c'è un accordo eventuale sul prossimo ingaggio. Nel senso che il Napoli offre 3 milioni l'anno a Sarri e Sarri, tramite il suo entourage, ne chiede 4. Non ci sono in questo momento ancora offerte concrete, perché poi ricordiamolo, Sarri ha una clausola da 8 milioni di euro valida fino a fine maggio, ed evidentemente fino a questo momento nessun club ha avanzato proposte in tal senso. E poi Sarri, anche per le sue dichiarazioni, per come ha parlato in questi giorni, ha fatto capire che in questo momento è concentrato solo sul campo. Quindi di fatto le parti si riaggiorneranno più avanti. Ad oggi non c'è un accordo né in un senso né nell'altro, e quindi si andrà avanti così fino a fine stagione, e poi alla fine si tireranno le somme. Ecco, mi rivolgo ad Ivan Cardia: potrebbe anche esserci una soluzione all'estero, qualora non dovesse essere trovato l'accordo tra il Napoli e lo stesso Sarri. Ci portiamo naturalmente molto avanti con il discorso, però dicevo, ci potrebbe essere una soluzione all'estero legata magari al Chelsea o al Tottenham. Sono due delle squadre che vengono accostate in questo momento a Sarri. Beh sì, soprattutto il Chelsea, che in estate saluterà Antonio Conte,
verosimilmente diretto a Parigi, anche se poi comunque la tentazione federale, insomma, dell'Italia c'è per il tecnico salentino. Sarri è un nome gradito alla dirigenza dei Blues, ai tifosi anche probabilmente, vista la buona tradizione di tecnici italiani a Stamford Bridge. In Italia al momento sarebbe un po' più difficile immaginare Sarri se non a Napoli, è difficile pensare in un altro club italiano, magari l'Inter, però lì veramente ne parleremo anche, ma c'è tanto da scrivere ancora sul futuro dell'Inter, su Spalletti, tanto dipenderà dal posizionamento, quindi immaginando le squadre interessate a Sarri vedo il Chelsea assolutamente in prima fila. Andare al Tottenham francamente non avrebbe molto senso, perché comunque si tratta di una squadra che non punta a vincere la Premier League per dimensioni anche economiche del club, quindi a quel punto Sarri non farebbe nessun passo in avanti, sì, guadagnerebbe di più, che per carità non è una cosa così secondaria, però non farebbe un salto di qualità dal punto di vista tecnico, secondo me. Riprende intanto il campionato, torniamo in Italia e il Milan affronta a Torino la Juventus. Questo Milan, che reduce da 5 vittorie consecutive, può mettere in difficoltà la Juventus? È chiaro che il Napoli fa il tifo assolutamente per i rossoneri in questo momento. Sì, sì, c'è riuscita la spalla a Ferrara, figurarsi il Milan che nel 2018 per punti conquistati al secondo posto, alle spalle solo della Juventus appunto capolista. È un Milan che ha trovato una sua identità, ha comunque la scorsa estate portato avanti un mercato importante, forse è stato sopravvalutato allora, però sicuramente questa è una squadra molto più forte rispetto al Milan degli ultimi anni, che adesso grazie a mister Gattuso ha trovato una sua precisa organizzazione di gioco, ha trovato anche il cutrone, quel bomber che è mancato nella prima parte di stagione. Adesso anche André Silva sta tornando, sta finalmente arrivando a certi livelli, livelli importanti, perché ha permesso al Milan di vincere due gare che erano indirizzate sul pareggio negli ultimi due turni, quindi sicuramente un Milan in forma che arriva al meglio a questa sfida con la Juventus. Poi la Juve evidentemente resta la strafavorita per il big match contro i rossoneri, però insomma il Milan tra virgolette rispetto alla Lazio, alla Roma, all'Inter ha anche più da perdere, perché essendo in rincorsa è una squadra che deve vincerle tutte per tornare in corsa Champions e quindi non può permettersi dal canto suo passi falsi. Dicevamo di Gattuso che nei prossimi giorni potrebbe firmare il suo prolungamento del contratto con i rossoneri, ma è un Milan che deve fare i conti anche con un nuovo infortunio di Conti, trauma distorsivo al ginocchio già operato. Poi nelle prossime ore, nei prossimi giorni il quadro di questo infortunio sarà ancora più preciso. Certo è che è una brutta tegola quella che deve affrontare, quella che è caduta sul Milan. Ma sai, è una brutta tegola che è in linea con la stagione, nel senso che Gattuso di fatto Conti non l'ha mai potuto avere a disposizione, e comunque è riuscito a dare un sistema alla difesa, un sistema difensivo, che ci fosse Calabria, che ci fosse Borini, tante volte ha provato anche Zapata in allenamento, quindi comunque una quadratura bene o male ci si è avvicinato Gattuso anche senza Conti. Sarà il classico rinforzo della prossima stagione, l'ex Atalanta, poi non sappiamo con preciso ancora i tempi di recupero, però ovviamente a questo punto è difficile immaginare un Conte titolare nel finale di stagione, quindi è un infortunio, è una brutta notizia soprattutto per lui, francamente dispiace soprattutto per lui che sta vivendo un anno orribile. Sembrava di fatto quasi recuperato, invece adesso deve fare i conti con questo nuovo infortunio. Dicevamo del Napoli che fa affidamento sul Milan per la partita dei rossoneri contro la Juventus. Delle possibilità dei partenopei di vincere lo scudetto abbiamo parlato con Massimo Palanca, ex attaccante tra l'altro proprio del Napoli. Ascoltiamo le sue considerazioni. Ma io mi auguro che ce la possa fare. Sarà difficile perché la Juventus è una corazzata, però il Napoli, io spero che abbia superato questa mini crisi che c'è stata in tre o quattro partite fa, insomma, con la Roma, e penso che adesso con l'arrivo della primavera i suoi piccoletti possano essere più svelti della passata primavera, diciamo. Il gol realizzato da Albiol nella partita contro il Genoa ti ha fatto un po' rivedere le tue convinzioni sul difensore partenopeo o no? Io rimango sempre della mia idea. Ecco, Koulibaly ogni tanto qualche gol lo fa, adesso l'ho fatto anche Albiol. Magari se li mettono
centravanti e possono ottenere qualcosa in più. Però, addirittura. secondo me, io ho sempre sostenuto che il punto debole di questa squadra, se c'è un punto debole, è proprio i due centrali difensivi. Ecco, comunque in questo momento, a tuo parere, Sarri che cosa deve fare per alleggerire magari la tensione che ci può essere sui suoi giocatori? Ma dare un consiglio a Sarri adesso nessuno lo può dare, perché lui vive lo spogliatoio, sa come sono, conosce a fondo i propri giocatori e penso che consigli soltanto lui può risolvere la situazione, ma secondo me sta facendo più del l'ha dichiarato diverse volte, insomma, no? Il Napoli è l'unica squadra che ancora tiene viva la lotta per lo scudetto, altrimenti la Juventus aveva vinto già il girone d'andata. Ivan, te lo ricordavi Massimo Palanca? Beh, insomma, non l'ho visto praticamente giocare, però... Però, insomma, anche quando giocava aveva gli stessi baffi, magari non erano così bianchi come adesso, però comunque, insomma, si caratterizzava sempre per anche quella capigliatura con quei capelli ricci. Sei d'accordo con le considerazioni di Palanca a proposito della difesa del Napoli, velocemente, perché poi dobbiamo passare anche ad altre interviste? Ma secondo me i due centrali non sono il punto debole della difesa del Napoli, anzi, Koulibaly è uno dei migliori della Serie A, Albiol è un po' sottovalutato, il punto debole secondo me sono fondamentalmente i terzini e lo saranno ancora di più visti i recenti infortuni nel finale di stagione. A margine della premiazione della panchina d'oro, ieri a Coverciano ha parlato del Napoli, della Juventus e anche della Roma, Marco Baroni, sentiamolo. Con Marco Baroni facciamo il punto sul campionato, intanto questo scudetto a pochi turni dalla fine del campionato, a chi andrà secondo te? È difficile dirlo adesso, è proprio la bellezza di questo campionato, le squadre sono vicine, sono due squadre che interpretano un calcio diverso, ma entrambe hanno la possibilità, secondo me, di vincere lo scudetto. Fai un po' più il tifo per il Napoli, conoscendo l'ambiente, conosci anche la Juventus, però insomma magari sei più napoletano? Vinca il migliore, però chiaramente Napoli, sapete l'affetto che io ho verso questa società, è tanti anni che non vincono, mi chiamano sempre i giornalisti perché ancora si ricordano del gol del mio scudetto e quindi del nostro scudetto, e chiaramente così, però sarà difficile. Gli impegni in Champions per la Juventus possono pesare? No, perché la Juventus credo che abbia un organico veramente importante, poi è una squadra che è abituata a vivere questi momenti topici della stagione, a vivere le partite importanti, le sa preparare, non si fa portare via dalla tensione, dallo stress. Credo che il vantaggio che ha la Juve è questo. Sempre sulla Juventus, a tuo parere può farcela con il Real in Champions? Sì. Ti vedo molto convinto. Secondo me sì. E la Roma invece con il Barcellona, da ex giallorosso, tu che hai girato tante squadre? Gli auguro di sì, è chiaro che è una partita completamente diversa, molto più difficile. Comunque, come valuti il lavoro di Francesco sia in campionato che in Champions? No, sono contento, se lo merita, anche lui è un allenatore che ha fatto la gavetta, si merita tutto quello che sta facendo. Molto convinto Marco Baroni sul possibile passaggio della Juventus in Champions, sul superamento del turno contro il Real. Sì, anche molto sintetico, aggiungerei. Sì, ci sta, ma insomma questa Juve poi chiaramente non è il Real, perché il Real negli ultimi anni ha dettato legge in Champions League, però è comunque una squadra che ha raggiunto due volte la finale negli ultimi tre anni, ha raggiunto anche quella consapevolezza di potersela giocare con chiunque, quindi sono abbastanza d'accordo con Baroni, non che la Juve sia favorita, ma sicuramente avrà le sue possibilità. A margine dell'assemblea dell'ECA ha parlato della Roma anche l'AD giallorosso Umberto Gandini, allora sentiamo le sue parole a proposito proprio della Champions League. La Roma è una delle squadre guida del calcio italiano, ha una storia europea importante, e sempre comunque all'avanguardia in tanti punti di vista, e quindi anche il fatto che sia un membro di questa organizzazione e che
tramite la mia persona abbia anche dei ruoli all'interno della FIFA e della UEFA, è soltanto un riconoscimento del lavoro fatto. Quante soddisfazioni c'è per vedere lo stadio olimpico pieno per questo ritorno dei quarti di finale, anche con tutti i biglietti venduti prima della gara di andata? Beh, direi che è un momento epocale per Roma, la S Roma e i suoi tifosi. È bellissimo avere l'opportunità di giocare queste partite, e come ho detto in altre occasioni non capita a tutti. Il fatto che capiti alla Roma è un riconoscimento del percorso fatto dalla società, dalla squadra e dal suo tecnico, e quindi anche del percorso fatto dalla città e dalla sua tifoseria. Io sono molto felice e spero che questa sia la prima di altre che verranno. È stato allenatore della Roma Fabio Capello, che sembra ai saluti per quel che riguarda la sua esperienza con il Jiangsu in Cina. Una salvezza sofferta l'anno scorso, soltanto 3 punti in 3 gare in questo campionato, però ecco, al di là, mi rivolgo ad Ivan Cardia, al di là di questi risultati probabilmente c'è anche qualcos'altro. Resta comunque un'esperienza non certo memorabile nella carriera di Capello, fermo restando che dal punto di vista degli introiti, dal punto di vista economico, sono stati ingenti. Beh, sono stati ingenti, non che ne avesse bisogno. Non so cosa so, posso aggiungere la maestria di Lorenzo nel costruirsi un collegamento tra la Roma e l'avventura di Capello. Poi è difficile aggiungere qualcos'altro. L'avventura in Cina di Capello, come quella di qualsiasi altro allenatore, è un'avventura basata soprattutto su motivazioni economiche, quindi è difficile valutarla dal punto di vista sportivo. Forse un pochino di più Lippi, che allena la nazionale e sta avendo grossissime difficoltà organizzative da quel punto di vista. È un calcio nuovo che sta partendo in maniera molto discutibile, perché guardare una partita del campionato cinese non ha senso. Giocano i 3 calciatori non cinesi, se la passano tra di loro e ogni tanto fanno fare gol anche agli altri. È difficile rapportarsi con un mondo completamente diverso. Capello comunque ha una carriera che per sua fortuna non deve difendere, si difende da sola, quindi è stata un'avventura non felicissima, ecco. In 30 secondi, restando proprio su questo tema e in particolare sul Jiangsu, sembra arrivata al capolinea anche l'esperienza da coordinatore tecnico da parte di Walter Sabatini con il Jiangsu, e quindi tutto questo ci fa pensare che ci possa essere, che ci sia in atto un ridimensionamento da parte del Jiangsu. Sì, e questa è una notizia che poi riguarda anche l'Inter, sì, principalmente l'Inter. È chiaro che il discorso di Sabatini è un discorso più ampio, è un discorso di promesse non mantenute da parte della proprietà, perché le ricordiamo tutti le parole di Sabatini: annunciò arrivi importanti, Vidal, Nainggolan e poi a gennaio Ramirez, Pastore. Nessuno di questi giocatori è arrivato e alla fine l'Inter si è dovuto accontentare di altri giocatori ben più modesti. A gennaio non ha potuto acquistare nessuno perché Rafinha e Lisandro Lopez sono arrivati in prestito senza nemmeno obbligo di riscatto, e quindi evidentemente la proprietà non ha mantenuto le promesse in questi mesi. Spostiamoci adesso sulla lotta a salvezza. Oltre a Benevento e probabilmente Verona, chi va giù secondo Ivan Cardia? Tosta la SPAL, secondo me, la SPAL nel complesso. Che adesso sarebbe salva, tra l'altro. Che adesso sarebbe salva, però secondo me il Crotone ha qualcosina in più, ha l'esperienza della scorsa stagione che può aiutarli. Poi ovviamente è una lotta serratissima, sinceramente. Abbiamo chiesto un parere sulla lotta a salvezza anche a Marco Schenardi, ex calciatore tra l'altro del Sassuolo. Sentiamo che cosa ci ha detto. Marco Schenardi, ex centrocampista tra le altre del Sassuolo. E allora, parlando degli emiliani, che cosa si sente dire a proposito della corsa salvezza con il Sassuolo, che un po' sorpreso è rimasto invischiato in questa corsa? Ma molta sorpresa non credo, perché credo che rispetto all'anno scorso abbiano venduto e un pochettino si sono indeboliti. Forse non si aspettavano, ecco, un campionato del genere, ma il campionato di Serie A è sempre un campionato molto difficile, molto rischioso. Però credo che loro abbiano le possibilità di potersi salvare, devono stare attenti. Sicuramente la vittoria a Udine ha dato slancio soprattutto alla classifica che piangeva, però la corsa per la salvezza secondo me è ancora molto aperta e molto lunga, e bisogna stare molto molto attenti. Chi è che vede peggio tra virgolette in questa corsa? Vabbè, togliendo il Benevento, che credo che sia il Verona, secondo me è un'altra squadra che un po' di difficoltà ce li ha, poi è lotta veramente aperta, perché la SPAL credo che giochi molto sull'entusiasmo, su una grande organizzazione, sul fatto che sono anni che stanno vincendo e perciò vincere aiuta a vincere.
però ecco, credo che le uniche due squadre che secondo me faranno un po' fatica, beh, a parte il Benevento, è il Verona. Le altre sono tutte lì, se la giocano con pari opportunità, magari alcune squadre che hanno più potenziale come giocatori, alcune che ne hanno un po' meno, però sopperiscono in altri modi. Credo che fino all'ultima giornata quest'anno ne vedremo delle belle. Tornando a parlare del Sassuolo, perché Berardi secondo lei non ha ancora fatto il salto di qualità e quando lo farà, se lo farà? Ma perché credo che probabilmente Berardi sia questo, cioè sia un giocatore che ha grandi qualità, però avrà anche i suoi difetti e poi forse magari ci sono dei giocatori che non sono dei fuoriclasse come lui. Lui secondo me è un grande giocatore, ma non un fuoriclasse. I grandi giocatori a volte hanno bisogno di trovare l'allenatore giusto, il contesto giusto, e poi dopo riescono a rendere. Io credo che quest'anno, forse anche per le caratteristiche del gioco che fa il Sassuolo e soprattutto anche per il campionato che sta facendo a livello di tensioni, di qualità del gioco, sicuramente non lo agevoli. Siamo in chiusura, Ivan, ti ricordavi anche di Marco Schenardi? Anche lui non visto giocare praticamente. Dai. Però lui è più recente. Però lui è più recente, sì. Infatti credevo che tu te ne ricordassi. Ah, grazie a Ivan Cardia, grazie a Raimondo De Magistris, grazie a tutti voi per averci seguito. Buona serata.